Con l'aumento del prezzo del carburante, che potrebbe salire ulteriormente a causa della guerra, è aumentata anche l'esasperazione di quanti sono costretti a fare rifornimento alle proprie auto. Esasperazione e rabbia è quanto si percepisce, e la stragrande maggioranza delle persone sembrerebbe essere rassegnata, tant'è che in molti neanche se la sentono di parlare, mentre chi decide di farlo, come nel caso di questo signore, fa notare come prima dell'aumento del prezzo del carburante, con 20 euro prima riempiva un bidoncino da 15 litri. Ecco, quindi adesso ho messo 20 euro e nemmeno è riempito. Quindi ci sono. Mediamente su 10 euro ci sono 5 euro di aumento. Nella prossima settimana gli autotrasportatori hanno deciso che ritorneranno nuovamente a fare sciopero per il caro benzina. Ci fermeremo, sicuramente ci fermeremo. Quanto le costa adesso un pieno? Meno male che cammino poco rispetto a prima. Costa quanto costa? Il doppio quasi. Addirittura. È perché prima, diciamo 60 70 euro, adesso sì, quasi il doppio. se l'aspettava questo aumento spropositato. Sì, non c'è poco da dire. La situazione è questa, bisogna accettarla malgrado, però ci sarebbero tante cose da dire verso tante persone. Pazienza. Mentre da lunedì, sempre a causa dell'aumento del prezzo del carburante, gli autotrasportatori si fermeranno nuovamente.